Youssef Zaki a Tusique Valles. Lo scorso ottobre a Tusique Valles il 27enne belga Youssef Zaki è arrivato sul palcoscenico lanciandosi in una magistrale interpretazione del celebre brano Say Something. Un'esibizione emozionante e coinvolgente, che ha convinto tutti i presenti, pubblico e giurati. In più, dalla giuria popolare è arrivato un 100%, quindi in quell'occasione la parola era ripassata a Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Gerry Scotti e proprio il prof di Amici rispetto ai colleghi non si è alzato perché voleva vedere un'altra sua performance nella semifinale. Credo che a te piaccia conquistare le cose, che tu provi piacere a esibirti. Per me tu sarai felice di ricantare e conquistarti la finale. Ho in mente una canzone che esalti le tue capacità e te la indicherò tra non molto, aveva detto lo speaker radiofonico. Maria e Zerbi non mandano Youssef Zaki in finale nella serata di ieri, sabato 20 novembre 2021 su Canale 5 è andata in onda la semifinale di Tusique Valles e nella parte finale del programma i 5 giudici dovevano scegliere ciò o mandare la finalissima della settimana prossima. I primi ad esibirsi sono stati i tre acrobati Gaggi, Manuel e Francesco contro Youssef Zaki. I primi hanno sfoggiato tutta la loro potenza fisica con un nuovo numero, mentre il cantante belga ha interpretato il meraviglioso brano Chris Isaak Quick Game. Alla fine, però, a spuntarla sono stati i primi che hanno ricevuto il consenso di Sabrina Ferilli, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. E proprio quest'ultimi sono finiti nel mirino perché secondo il pubblico hanno fatto un grosso sbaglio. La reazione del popolo social infatti, sotto il post condiviso sulla pagina ufficiale Instagram di Tusique Valles sono apparsi i seguenti commenti, ma come si fa? Mi meraviglio di Maria Zerbi che ad Amici mandano avanti pseudo cantanti e davanti ad un talento enorme scelgono degli acrobati. Vergogna, meritava di passare Youssef cuore rosso ma non fa niente, va bene così. Chiocciola Youssef Zaki trattino basso off continua a cantare che hai un talento e una voce stupenda cuore rosso. Ma anche perde Youssef e io sono scioccata, è assurdo dai, scandaloso non avere fatto andare in finale Youssef. Aveva preso il 100%, tre giudici si erano alzati per mandarlo direttamente in finale, e ora non ce lo mandano. Per mandare gli ennesimi ginnasti? Sono basita. Virgolette punto. Ecco il post.